Pecora, lo faccio con molto piacere, con molto rispetto. Elio Pecora è un... Io non mi piace dire un grande poeta, i rappresentanti di qualche cosa. Elio Pecora rappresenta semplicemente se stesso e il suo straordinario lavoro di tanti anni sulla parola e sulla poesia. La poesia è un luogo umbratile, sommesso, in una società invece che strilla, grida, urla. Come ci si trova con questo rumore assordante intorno? Il curioso è che si fa molta poesia in Italia, o si tenta molta poesia. C'è qualche... direi centinaia di migliaia per quel che posso dire io, ma forse qualche milione di italiani che scrive versi. Io credo per una faccenda che prima non assolvevo e che adesso capisco un po' di più. Cioè che c'è bisogno in un mondo di chiacchiere che volano via di ora in ora, di informazione che non ci informa più, e di parole che durino. E allora in questa illusione di dare agli altri e di consegnare a se stesso delle parole che durino nel tempo, in molti scrivono versi, dimenticando che poi per far poesia occorre invece un lavoro interiore molto grande, un lavoro anche intorno al mondo di preparazione, di cultura, di affinamento della parola, insomma di tutto quello che è l'officina della poesia. Ecco, il lavoro della poesia, come lei appunto ricordava, è un grande lavoro di scavo ininterrotto che si fa su se stessi e sulle grandi domande che attraversano evidentemente la nostra vita. Lei nel suo percorso, se dovesse riguardarlo, insomma, questo lavoro che è cominciato molti anni fa, fin dall'adolescenza... Sì, anche prima. Se dovesse darne, come dire, una valutazione, a che punto è arrivato? In che momento si trova Elio Pecora? In un momento in cui ho voglia di continuare a cercare, a farmi delle domande, a tentare delle risposte. Quindi direi con... c'erano dei versi di penna che io ho fatto scrivere sulla sua tomba, che erano nostalgia della vita e media fiore e fa triste la tomba che mi onora. Nostalgia della vita, invecchiando, c'è nostalgia di una vita ancora più forte. Nostalgia nel senso del, non del ritornare indietro, ma del possederne ancora, una fetta ancora più grande, ancora quindi di farsi delle domande anche più definitive. Io voglio parlare con Elio Pecora anche di una agenda molto ricca di spunti, devo dire. La pagina del poeta, c'è la sua foto in prima pagina. Com'è nata l'idea di questa agenda? Io dirigo per l'edizione Pagine una rivista da 10 anni. Siamo al numero 29 ed è intitolata Poeti e Poesia, dove ospito quello che io credo sia il meglio della poesia contemporanea italiana di tutte le età, ordinate in ordine, direi, anagrafe, ma di qualità, e dove c'è anche molta poesia straniera e saggistica straniera. Ora, le edizioni Pagine fanno un'agenda annuale, quest'anno hanno voluto dedicarla a me. Devo dire che avevo dato solo dei consigli, chi l'ha curata benissimo, ha una serie infinita di informazioni molto utili per chi scrive o vuole scrivere, dai premi letterari alle varie redazioni dei giornali che si occupano di poesia, insomma, di tutti i premi Nobel o tutti i premi Viareggio. Questo dà a chi si occupa di letteratura in un modo serio una serie di informazioni utili, oltre grazie poi ad annotare quotidianamente quello che fa. Grazie, io prego.